Voltiamo pagina, studenti universitari con la valigia in mano, uno su quattro emigra verso il nord per studiare e laurearsi e molto spesso chi va via non torna più al sud. Lo sottolinea il rapporto Svimez che verrà presentato domani in Senato. Le regioni meridionali con i maggiori flussi in uscita sono la Sicilia e la Puglia, ma è fuga anche dalla Calabria. Gennaro Cosentino. Lo Svimez fotografa una situazione di cui si ha percezione da tempo. Uno su quattro studenti universitari del sud emigra verso altre regioni, per lo più del nord, per svolgere gli studi e conseguire la laurea. Il dato più grave è che si tratta di partenze senza ritorno, perché i giovani, dopo la laurea, continuano a rimanere fuori casa propria. Il rapporto Svimez verrà presentato domani al Senato e riguarda i flussi migratori interni, che lo stesso Istituto per lo Studio delle Condizioni del Mezzogiorno ha definito migrazione accademica. Su 685.000 giovani meridionali iscritti ad un corso di laurea lo scorso anno, ben 175.000 hanno deciso di lasciare la terra d'origine, 153.000 verso nord. E il trend è ogni anno in aumento. Questo crea conseguenze sull'economia e sulla società delle regioni meridionali, colpite dalla fuga dei cervelli, ma anche sulle università del sud che registrano minori iscrizioni e riduzione dell'offerta formativa. La Calabria è tra le regioni con il maggiore flusso in uscita, dopo Sicilia e Puglia che hanno il primato. Questo comporta anche una spesa decurtata della pubblica amministrazione a causa dell'iscrizione fuori regione dei nostri studenti. Il danno è la beffa.